Tra un mese qui sarà il giorno che ha diviso la storia della città in due, quello del dramma del terremoto. Lei in visita in città, insomma, anche lei ha avuto un ruolo importante, un suo parere, un suo commento su questa ricostruzione sociale più che materiale. Che era quella fondamentale, la ricostruzione sociale voleva soprattutto dire evitare che la città si spopolasse e che gli abitanti se ne andassero sulla costa oppure nella capitale. E credo che questo obiettivo è stato raggiunto, perché poi se si vedono le statistiche si capisce che gli aquilani sono rimasti, un po' perché sono legati ovviamente alla loro città, un po' perché le radici degli abruzzesi sono belle e robuste, ma anche perché si sono resi conto che è stato fatto tutto, soprattutto all'inizio, per mettere in condizioni la città di continuare a vivere, soprattutto a livello scolastico, a livello familiare, a livello anche di abitazioni, capendo bene all'inizio che ci sarebbero voluti diversi anni per ricostruire. Quando dopo poche settimane dissi che ci sarebbero voluti 10 anni per ricostruire l'Aquila, fui coperto di insulti, di improperi da tutte le varie parti politiche di questa città, ma mi pare che quando uno governa una situazione di emergenza non deve basarsi sul consenso dei politici o sui sondaggi, ma deve saper guardare oltre. Quali sono i suoi ricordi? Il ricordo più bizzarro è che di fatto non mi ricordo quasi niente, perché nei primi 10 giorni dal momento della scossa, sono arrivato qui dopo poche ore, per 10 giorni non ho mangiato, non ho dormito, ho lavorato in apnea per cercare di fare in modo che tutte le cose funzionassero. L'Italia, che cosa ha imparato da quell'esperienza? Ha imparato molto poco. Nel 2016 ad Amatrice è successo lo stesso. Le condizioni del dopo terremoto ad Amatrice sono molto peggiori rispetto a quelle dell'Aquila, quindi significa che abbiamo imparato, che hanno imparato molto poco, e questo purtroppo è un dato di fatto estremamente negativo. Abbiamo imparato che si possono mettere in piedi campagne mediatiche per gettare fango su persone, su organizzazioni, su sistemi, su scienziati. La scomparsa di Zamberletti, che è stato un po' il padre della protezione civile. Non solo la scomparsa di Zamberletti, ma vorrei anche aggiungere, perché nessuno se lo ricorda, anche la scomparsa di Enzo Boschi, che come sappiamo qui ha subito un processo, è stato assolto, ma per colpa di quel processo è morto. Zamberletti invece ha lasciato questa terra perché era abbastanza anziano, ma convinto di aver dato anche lui un contributo a questo paese, il cui merito non è mai stato sufficientemente riconosciuto.